E là, chi si rivede? Chi di voi ha animali da compagnia in casa, che ogni giorno aspettano il ritorno del padrone? Io sì, ma sono gatti, quindi avrete già capito che sono io che devo andarli incontro, altrimenti non mi calcolerebbero minimamente, maledetti altezzosi. Io li sfamo e loro come mi ringraziano. Scusate, tornando al discorso, gli animali da compagnia spesso possono diventare gli amici che tanto cerchiamo nella vita, ma non riusciamo mai ad avere per un motivo o un altro, e addirittura alcuni capiscono anche come stiamo, i nostri sentimenti, il nostro mood attuale. E non importa che tipo di animali siano, ma davvero non importa, alcuni in questo mondo hanno degli animali da compagnia di cui non avete, ecco, la minima idea, se volete ancora una volta rimanere sorpresi da qualcosa di assurdo che capita solo sul nostro pianeta, beh, sapete cosa fare, no? Seduraiatevi e ovviamente ricordatevi anche di passare dal canale Telegram di Sconti Ufficiale, link in descrizione per unirvi al mondo del risparmio e partiamo! Alla numero 10 abbiamo il varano coccodrillo. Sembra quasi il nome del marito di Strega Varana, ma non lo è per niente, ed è forse un pochino spaventoso da vedere. Sapete perché? Perché è la più grande specie di lucertola nel mondo e può raggiungere la spaventosa lunghezza di 244 cm, quindi più del drago di Komodo, altro animale affascinante se ovviamente non siete spaventati da certi lucertoloni. All'interno del suo nome ha anche il coccodrillo in mezzo, ma non a caso. Assomiglia veramente a questi ultimi e nonostante ciò alcuni coraggiosi hanno deciso di prenderli pure come animali domestici. La specie risiede in Nuova Guinea, specialmente nelle foreste di mangrovia e nelle paludi, quindi difficilmente avvistabile da noi. La sua velocità e la sua resistenza sono molto più alte di quelle delle lucertole normali. Stanno scomparendo a causa dei cacciatori e della deforestazione. I cacciatori li prendono e utilizzano la loro pelle per fare dei tamburi, che dovrebbero avere il potere di scacciare il demonio. Alcuni per riuscire a salvarli hanno deciso di tenerli in casa con loro e piano piano sono diventati pure animali domestici. Alla numero 9 parliamo di animali fieri, coraggiosi e feroci, cioè i leoni. Sono i re della giungla, insieme alle leonesse accanto a loro possono dominare sugli altri animali e conquistare le foreste. E anche farsi coccolare. Esattissimo, avete sentito bene, ad alcuni esseri umani piace coccolare questi bestioni. E uno di questi esseri umani si chiama Kevin Richardson, uno youtuber con più di 1 milione di iscritti noto come il sussurratore di leoni. Wow, dirlo a voce lo fa sembrare davvero strano. Comunque ha creato un santuario per leoni e altri animali come iene e pantere nere per proteggerli dai cacciatori. In questi 1600 acri di terreno ogni giorno interagisce con loro come fossero normalissimi animali da compagnia. E loro ricambiano pienamente abbracciandolo e leccandolo dappertutto. Perché i miei gatti non fanno così? Scusate, ancora penso a quei piccoli mostri adorabili. Se siete interessati a visitare questo meraviglioso posto, si trova in Sudafrica, a 1 ora a nord-est di Johannesburg. Grazie a lui tantissimi animali importanti sono stati tolti dalle grinfie dei cacciatori e dai venditori illegali. Per l'incredibile posizione numero 8 che non piace mai a nessuno, abbiamo... Oddio, ma perché sempre questi? Abbiamo i serpenti, precisamente i pitoni. Non capisco come mai finisco per arrivare a questi animali. Ho davvero fatto troppi video sui serpenti eppure rientrano nella mia vita continuamente come la Nutella. Vabbè, comunque sì, alcuni esseri sembra tengano pure dei pitoni in casa. Quindi non semplici piccoli serpenti che non dispiacerebbe nemmeno a me avere, ma incredibili ed enormi pitoni. E non scherzo. Quello reticolato può raggiungere i 9 metri di altezza partendo da un minimo di 5 metri. Per di più sono animali costrittori, cioè avvolgono la loro preda e la strangolano finché non perde vita. E quindi ora vi chiederete qual è l'uomo così coraggioso, grosso e cattivo da avere un pitone come amico? Beh, vi dico subito che non è un uomo ma un bambino, diventato famoso anni fa per questa cosa. Il suo nome è Sambat, ha 12 anni. Il pitone in questione, una femmina lunga 6 metri di circa 120 kg, lo accompagna da quando è nato e sembra sia stato inviato da qualche divinità a vegliare sulla famiglia. In effetti il modo in cui l'hanno incontrato è molto strano. La madre prima di partorire aveva detto di aver sognato un serpente accanto a suo figlio che lo proteggeva. Qualche giorno dopo aver avuto il bambino, uno di questi animali era apparso in casa, in un angolo. All'inizio la donna aveva deciso di buttar via questo animale nella spazzatura, ma poi non si sa come il giorno dopo lo stesso piccolo serpente era di nuovo in casa. Così decise di tenerlo insieme al figlio. I due crebbero e il pitone è arrivato alle dimensioni note di oggi. Alla number 7 abbiamo finalmente i miei animali preferiti, i lupi.
Sean Ellis è chiamato l'uomo lupo dagli amici e dal mondo intero. Ricercatore accademico ed ex marine, ha vissuto con un branco di lupi grigi per 18 mesi. Capito? 18 mesi, cavolo. Risiede in un piccolo paesino del North Devon, a 300 km a sud-est di Londra. Vive tra due case. Una è una tenda dentro la riserva recintata dove vengono tenuti i lupi. E un'altra invece è un appartamento normalissimo. Come detto prima, per 18 mesi è stato a contatto con gli animali, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ha imparato addirittura ad ululare come loro e capirne i comportamenti. Li ama come fossero dei figli, ma il suo ululato più volte ha dato fastidio ai vicini. Infatti l'appartamento dove vive è molto vicino alla riserva e l'uomo quasi ogni notte ulula per farsi sentire e capire se stanno tutti bene nel branco. Ha detto che forse è proprio l'ululato ad avergli permesso di essere parte di questo branco. Non so se sia così, ma deve essere una figata assurda avere dei lupi al proprio comando. E adesso abbiamo la posizione numero... anzi no, abbiamo il nuovo quiz emoji. Chi sa dirmi a che film si riferisce l'insieme di questi emoji? A. La carica dei 101. B. Io e Marley. C. Lily e il vagabondo. Scriverò un commento in primo piano dove potrete rispondere. Le risposte fuori da quel commento verranno ignorate, quindi ricordatevelo assolutamente e continuiamo. Ed eccoci alla numero 6, un grizzly per amico, possiamo chiamare questa posizione. Insomma, alcuni hanno i lupi, altri hanno i serpenti, altri ancora dei grizzly. Chiamato anche orso grigio, è una delle sottospecie dell'orso bruno più famose. Come avrete capito, sono animali grossi e predatori feroci del Nord America. Ma per un uomo chiamato Casey, questo grizzly di nome Brutus è solo un grosso cucciolone in cerca di affetto. O affettati. La loro storia è famosissima ovunque, così tanto da farli avere parte in famosi spot televisivi e tanto altro. Casey aveva salvato il suo amico da un parco naturale ormai sovrappopolato, evitandogli così l'eutanasia, cioè essere soppresso. Ha creato un'intera riserva soltanto per lui, per permettergli di stare tranquillo e girare indisturbato. Infatti non è come gli altri orsi, è amichevole e molto socievole con tutti. Sì, 300 kg di pura tenerezza. Casey, dopo questo primo salvataggio, ha deciso che continuerà ad aiutare altri orsi nel mondo, magari abbandonati o comunque in difficoltà. La riserva già ne ospita altri, ma il suo preferito rimane sempre Brutus. Alla metà della classifica, cioè alla numero 5, abbiamo i famelici ienidi, o meglio conosciuti come iene dagli amici. Sono animali abbastanza feroci e che è meglio non avvicinare. Nell'ecosistema africano sono molto presenti e ovviamente carnivori al 100%. Sono animali che amano cacciare la notte per non farsi vedere e prendere alle spalle qualunque cosa si muova. Quelle maculate uccidono il 95% delle loro prede e bisogna starci davvero attenti. Ma in Etiopia c'è un villaggio che di paura non ne ha minimamente e ogni notte dà da mangiare a questi animali come fossero cagnolini da compagnia. In realtà è una cosa che dura da secoli. Nel villaggio di Harar gli abitanti, per evitare che si nutrissero del loro bestiame, decisero di sfamare direttamente le iene, che a quanto pare proprio per questo li hanno sempre lasciati in pace, diventando addirittura amichevoli. Eccoci alla mia posizione preferita, la number 4, dove troviamo il mostro di Gila. E a volte mi chiedo come mai qualcuno voglia addomesticare bestie simili, insomma dai, ha pure la parola mostro nel nome, più spaventoso di così? Comunque sia, sono grosse lucertole diffuse nel sud-ovest del Nord America. Hanno la coda corta e tozza, in cui possono immagazzinare grasso per i periodi di carestia. E misurano dai 40 ai 60 cm. Sono gli unici sauri velenosi che con un morso possono trasmetterlo o far passare le pene dell'inferno agli altri animali. Per l'uomo non è un veleno mortale, ma comunque se non viene curato tempestivamente si rischia di arrecare danni al fisico. Non so come di preciso e non voglio saperlo. Eppure, nonostante tutto ciò, qualcuno ha avuto pure il coraggio di tenerli come animali domestici. Non in tantissimi, per fortuna. Alla numero 3 si parla dei miei animali da compagnia, ma in versione più feroce, cioè la lince rossa. Sono dei gattoni temibili e l'unico modo per addomesticarli è crescerli dalla tenera età. Non esiste che possano essere addomesticati da grandi. Potrebbero staccarvi la pelle come niente e anche nel caso di un'adozione da piccoli è come giocare alla roulette russa. Se crescendo non vengono curati come si deve, potrebbero ribellarsi e fare del male a qualcuno. Vivono nella maggior parte degli Stati Uniti e abbondano sui monti dove cacciano, ma comunque adorano spostarsi, specialmente i maschi che coprono quasi 100 km di terreno di caccia. Mangiano qualsiasi cosa, evitando però prede troppo grosse, anche se più di una volta sembra si siano registrate linci rosse in grado di abbattere dei cervi. Vivono perfino vicino a paesi di esseri umani, ma rimangono nascoste per evitare di farsi catturare.
In rete è facile trovare dei video di questi animali trattati come gatti domestici. Ma se ne vedete uno, scappate e chiamate la polizia, anche se servirà poco. E se veramente volete adottarne uno, cercate di non avere altri animali domestici in casa. Tendono a essere possessivi e territoriali, e non si faranno scrupoli a eliminare la concorrenza. Per la numero 2 ecco un orso polare e il suo amico umano. Mark e Edgy sono diventati famosissimi in rete per la loro inusuale amicizia. Mark è l'unico uomo al mondo a quanto pare ad avere un orso polare come animale domestico, di nome appunto Edgy. Insomma, sono tra gli orsi più grandi e pericolosi del pianeta. I maschi possono raggiungere i 450 kg di peso da adulti e sono cacciatori temibili. Ma sembra non tutti. Edgy è stato cresciuto da quando era un cucciolo da Mark, diventando parte integrante della famiglia dell'uomo. Non fanno altro che abbracciarsi e giocare tutto il tempo. Ma l'orso è un pochino geloso. Come una ragazza, diciamo. Infatti, appena qualche altro animale prova a essere troppo gioioso con Mark, Edgy si infastidisce e tiene il broncio. Mantenerlo è veramente una cosa tosta. Prima di arrivare alla numero 1, ecco la risposta al quiz. Lily e il vagabondo. Sapete, no, quel cartone dove i due cagnolini provano a baciarsi con della pasta in bocca? Wow, detta così sminuisce tantissimo le cose. E adesso per l'incredibile posizione numero 1, ecco la copertina del video. In questo caso possiamo osservare una ragazza che tiene al guinzaglio dei lupi grigi. Abbiamo parlato prima dell'uomo che è riuscito a vivere con dei lupi per molto tempo. Ma una cosa non avevo detto. Sembra che secondo le statistiche, ora, negli Stati Uniti sia molto di moda averli come animali domestici, da compagnia. Che ci crediate o meno, in alcuni paesi non è proibito. Anzi, sono pure molto socievoli questi lupi. E questa ragazza è solo una delle tante persone molto ricche che può permettersi un lupo o due. È proprio vero che l'essere umano vuole il controllo su tutto e tutti. E in effetti pure io vorrei un lupo da compagnia. Voi avete animali a casa? Fatemelo sapere nei commenti assolutamente. Noi concludiamo per ora. Se il video vi è piaciuto, aiutatemi mettendo un bel mi piace, così da farlo girare su YouTube. E ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.